Francesco Palmieri, cosa stai facendo? Osservavo un allestimento di arte contemporanea. Ah, perbacco! Allora, devi sapere che io ho vissuto da bambino in un'epoca in cui c'era la tirannia degli adulti. Adesso da adulto in un'epoca in cui c'è la tirannia dei bambini. Cosa vuol dire? Vuol dire, innanzitutto, che i bambini non sono tutti uguali, dipende dai genitori. Perché ci stavano quei genitori che ti davano sempre la colpa oppure che ti facevano le repressioni prima di andare a una festa, ti dovevi leggere una specie di costituzione, mi raccomando, salute, se ci stanno i dolci non ti mangiare quello solo rimasto al cioccolato, ce ne stanno due, piglia due, ma chi lo fa schifo perché c'è il pistacchio. No, vabbè, e tutte queste regole di ingaggio. Quindi ci stavano dei bambini che qualunque cosa facevano, c'erano questi genitori che dicevano: ah, mio figlio, no? Poi pure crescendo, mio figlio, a volte si sono sposati, ah, mio marito ha detto che, non so, la notte succede al giorno, il giorno succede alla notte, o era detta questa cosa, come di cazzo, eh sì, mio marito. Quindi ci stanno quelli là, pure mio figlio ha fatto, ha detto che ha fatto, che, insomma, qualunque cosa facevano e dicevano, facevano un pirito, glielo mettevano in cornice. Infatti, tu entravi nella casa di questi figli geniali e vedevi tutti questi quadri, dice: ma qua non c'è niente, no? Tu vedevi il vetro, dice: ma questo che è tipo arte contemporanea, dice: questo lo devi capire. Questo è un pirito incorniciato per il giorno che lui, non so, pigliò 7 a scuola. Quando lo pigliavi tu dicevano: però certo, all'8 non ci arriviamo, non ci arriviamo. Tu rompivo cazzo, a un certo momento ci piglio tutti e quattro. E così il giorno che prendo 6 faccio notizia. Invece questi che pigliavano tutti e quattro, un giorno avevano preso un 7, facevano sto pirito, glielo mettevano in Un cornice. disincentivo ai secchioni. Mettevano in cornice sto pirito, c'era questo coi titoli dei quadri sotto, però non è che si sprecavano, pure i titoli facevano pirito 1, pirito numero 2 e questo qua, questo è il pirito numero 3, questo. Ma dici: io non vedo niente, ma quelle è riforme, lei lo deve capire, in controluci, cioè questa è l'arte sulla forma di vapore. Pure crescendo poi ci stanno i figli, cioè tu dipingevi quadro di Van Gogh, i girasoli, dicevano: ma sti fiori un po' scialbi, ci potevi mettere qualche girasole in più. Invece quelli facevano un pirito e lo mettevano, organizzavano le mostre nel condominio: venite a vedere i piriti di mio Ma questi figlio. genitori hanno davvero, Gli come davano una dire, fiducia in sé, no? beh, Un hanno senso di penalizzato i sicurezza. geni, No, i veri talenti. i veri talenti o non si sa, il pirito se lo nascondeva, dice che ha fatto un pirito, però sapendo che pure se non lo era, tanto comunque venivi criticato. Dice: hai preso 7, però 8 non ci arrivi, pigliavi 8. Certo, 10 sarebbe poi il non plus ultra, il 10. Vabbè, io prendendo 4, 4 e 5, 5, 6, non avevo nessun problema di questo tipo, non entravo in competizione, però le mostre dei piriti, ma poi le belle cornici. Mo, il più fesso vedeva solo la cornice, non vedeva il pirito dentro, dice: qua vedo solo vetro. No, ci sta. Era un'evoluzione della merda di artista, perché la merda è ancora un concetto solido, no? È una cosa tipo questo, l'arte, cioè non ti sforzi. Invece il pirito è quando va nella riforme, Senti, quindi è una cosa più voltati, intelligente. dietro di te cosa c'è? Voltati. Dimmi. Lì ci abita un noto regista, Ospetek. Secondo te i genitori di Ospetek gli incorniciavano i piriti? Incorniciavano i piriti, ogni pirito che faceva, c'era la scorreggina che ha fatta un anno, la teneva in un quadretto piccolino così, tipo francobollo, dice: che sia scorreggina, e come l'avete chiamata la prima? È pirito numero 1, perché sai, manca a trovare la fantasia, dice, non so, brezza d'autunno, profumo d'inverno, pirito al tramonto, no. Questo è andato quando ha detto mamma, pirito numero 2, che si è detto mio figlio, ha detto mamma, ha fatto mamma, azza, genio. Invece tu potevi pure dire precipitevolissimevolmente a 2 mesi di vita e gli dai sempre una chiave. Allora a quel punto stavi muto, dice: poi com'è? Mio figlio non parla a 3 anni, non dice niente. Ma vogliamo Grazie, darlo in mazzi, ha conclusione detto un precipitevolissimo. suggerimento ai genitori di oggi? Non incorniciate i piriti, lasciateli liberamente
volare, vagare nell'aria e non comprimete l'arte. L'arte non va compressa. Ti Grazie Palmieri, prego, alla prossima. al prossimo pirito, pirito prossimo.